Sì, grazie Presidente. Rilevo su questa proposta di deliberazione la presenza di diversi elementi critici. Inizio dai riferimenti normativi che vengono elencati nelle premesse del testo, dove ad esempio si cita il TUEL, si cita l'attuale regolamento, quello del 2003. Si cita il testo unico in materia di istruzione e mi domando ad esempio perché non venga citato il nuovo codice dei contratti pubblici, dovendo addivenire ad un contratto pubblico che è quello che regolerà l'utilizzo degli spazi all'interno delle palestre scolastiche. Mi cito perché mi domando perché non venga citato il testo unico per l'edilizia, visto che si presuppone di poter effettuare dei lavori, degli interventi edilizi. In effetti il testo si presenta non conforme ad entrambi le normative, quindi gli estensori secondo me avrebbero dovuto quantomeno vedere queste normative, se non magari leggerle o quantomeno capirle. Tra l'altro è curioso che gli stessi estensori poi siano quelli che chiedano la convocazione di un consiglio straordinario proprio per chiedere dei chiarimenti circa l'ambito di applicazione del codice degli appalti agli impianti sportivi comunali e alle palestre scolastiche. Ne parleremo giovedì, ma nel frattempo dobbiamo votare un regolamento che chi lo ha scritto ancora ha dei dubbi da chiarirsi sull'argomento. Il testo, tra l'altro, si basa sull'erroneo presupposto che si stia dando in gestione temporanea l'utilizzo di un immobile. Il termine, infatti, in effetti può trarre in inganno. Centri sportivi municipali si potrebbe far pensare che l'oggetto sia la gestione di un luogo fisico. In realtà quello che andiamo a concedere è l'uso di uno spazio per la prestazione di un servizio sociale, cosa ben diversa. E non si tratta di una semplice definizione, perché poi all'interno del testo, ad esempio gli articoli 5 o gli articoli 12, si prevede l'affidamento esclusivo o prioritario ad associazioni, ad esempio, e questo tipo di priorità vanno motivate e proprio nell'oggetto e nella definizione dell'ambito di applicazione del regolamento si può trovare questa eventuale motivazione che nel testo che stiamo per votare non compare. Ci sono altri problemi, ad esempio per quanto riguarda l'articolo 10, la previsione di un apposito centro di costo dove dovrebbero confluire dei fondi vincolati per determinati utilizzi. È stata effettuata una commissione sul tema, abbiamo invitato la Ragioneria Generale che ci ha spiegato che questo tipo di vincoli possono essere previsti soltanto dalla normativa nazionale oppure da un regolamento di contabilità. Quindi una previsione di tale tipo in un regolamento per l'utilizzo di centri sportivi municipali non può essere prevista. Inoltre, per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte, ci sono altri problemi, ad esempio si viola il principio di parità di trattamento, si valuta l'esperienza come un fattore che dà punteggio. In particolare l'esperienza si misura in base a questa proposta. Contando il numero di anni di attività oppure il numero di anni di costituzione dell'associazione. Questa è anzianità che appunto non può essere premiata. Infine, per quanto riguarda la classificazione degli impianti, sottolineo la previsione in particolare dell'inserimento della classificazione degli spazi esterni. Questo inserimento pare quasi essere messo apposta per raccordarsi con le proposte migliorative inserite nell'articolo 6 e consentire all'operatore privato di vincere un bando per un'area e poi trasformarla in una palestra bypassando tutte le procedure autorizzative. Naturalmente non penso che sia così, però anche qui evidentemente la scarsa attenzione che è stata dedicata a questo tipo di problematiche poi crea dei problemi interpretativi che evidentemente ci portano a esprimere un voto contrario su questa proposta. Grazie.